Buonasera a tutti. Noi siamo il Liceo Curiel e ci presentiamo a voi all'interno dell'iniziativa della provincia di Padova Liberi di Scegliere. Vi informiamo che questa diretta streaming sarà anche registrata, quindi sarà da voi possibile ascoltarla anche successivamente. Questa è solo la prima delle iniziative che noi cerchiamo di svolgere per dare il maggior orientamento possibile, maggiori informazioni possibile su quello che è la nostra scuola, su quello che è un liceo scientifico e su come il liceo Curiel intende rappresentare e vivere il liceo scientifico insieme ai suoi studenti. Caricheremo di qui a alcuni giorni anche alcuni video che saranno da voi ascoltabili, visibili quando vorrete, in maniera tale che si possa avere un'idea di quelle che sono le nostre discipline. Quasi tutte le nostre discipline saranno rappresentate e quelli che sono i nostri percorsi di studio. Il nostro scopo è proprio quello di riuscire a dare un'iniziativa che sia anche interattiva, perciò se vorrete potrete anche scrivere alcune domande in questa chat che si apre in questo momento. Cercheremo di essere i più esaustivi possibili, ma cercheremo anche di dare, se ci sarà tempo, delle risposte alle domande che voi fornirete. Una terza iniziativa che comunque intendiamo mettere in atto è anche quella di fare un calendario di incontri interattivi in cui sia possibile proprio un botta e risposta, una serie di risposte alle domande che voi potrete fare in maniera tale da poter approfondire alcuni elementi, alcuni aspetti che siano particolarmente significativi. Con questo all'interno dell'ottica di servizio, proprio nel tentativo di dare un contributo a quella che è una scelta molto importante, lo sappiamo perché i nostri figli, i nostri nipoti, tante persone hanno vissuto insieme con noi questa esperienza, sappiamo che è un momento importante e direi che a questo punto è ora di cominciare. Do la parola ora per primo alla nostra preside, la professoressa Michela Bertazzo. Buonasera a tutti, sono contenta di accogliervi in questo incontro di presentazione della nostra scuola, Liceo Scientifico Curiel, in questo incontro molto particolare perché siamo a distanza. Avremmo voluto veramente tanto avervi tutti qui presenti per vedere anche direttamente la scuola. Invece per le situazioni contingenti siamo costretti a fare questo incontro, ma vi aspettiamo al più presto. E in questo incontro vi daremo alcuni elementi che potranno esservi utili proprio nella scelta della scuola superiore. Un momento difficile quello della scelta, soprattutto per i ragazzi che insomma devono vedere quali sono le loro caratteristiche, i loro interessi e anche decidere un po' per il loro futuro. Sicuramente fare una scelta di liceo scientifico significa investire nello studio, investire per formarsi una cultura solida, una cultura ampia e mettere in campo veramente delle energie per poter costruire delle competenze che poi potrete, ragazzi, spendere soprattutto nel campo dell'università, ma in qualsiasi ambito universitario. Ecco, se in questo incontro i professori vi illustreranno alcune caratteristiche della nostra scuola e sicuramente avrete alla fine, spero, delle idee più chiare. E vi dico solo questo: questa scuola offre sicuramente un'offerta formativa molto ampia, molto articolata, ma anche tutto questo in un ambiente che cerchiamo sia veramente il più accogliente possibile, in modo che ognuno di voi, se sceglie questa scuola, possa trovare i modi, i mezzi e la propria strada per dare proprio il meglio di sé. Ecco, troverete dei docenti veramente appassionati, questa sera ne sentirete qualcuno, ma sarà qualcuno dei molti che ci sono. E lascio la parola a loro perché il tempo è poco e poi vorrei che ci fosse anche il tempo per le vostre domande. E vi auguro intanto veramente una buona scelta e poi spero di potervi accogliere presto qui per poter vedervi e vivere con voi alcuni momenti di accoglienza. Lascio la parola alla professoressa Gigliotti, che è anche la vicepreside, la mia vicepreside, la vicepreside della scuola, che vi presenterà meglio le caratteristiche del percorso di studi e anche gli indirizzi che la nostra scuola offre.
Professoressa Gigliotti, lascio a lei la parola. Eccoci. Allora, alla domanda quali indirizzi offre il liceo Curie, bisognerebbe rispondere che l'indirizzo è uno, perché il nostro è un liceo scientifico. Però in realtà i ragazzi che vengono in questa scuola hanno la possibilità di scegliere tra quattro percorsi differenti. Il primo è quello del liceo scientifico cosiddetto tradizionale, quello di ordinamento. Poi abbiamo il liceo scientifico con seconda lingua straniera, il liceo scientifico opzione scienze applicate e il liceo scientifico matematico. Vediamoli uno a uno rapidamente. Allora, il liceo scientifico ordinamentale è caratterizzato dall'equilibrio che si può osservare tra l'area delle materie scientifiche e l'area delle materie umanistiche, vale a dire le materie di indirizzo che sono matematica, fisica, scienze vengono affrontate con metodo rigoroso, in modo molto approfondito, ma accanto a queste materie anche altre materie di area umanistica come il latino, come la filosofia, come la storia dell'arte, ecco, trovano spazio con uguale rigore e approfondimento. Nel liceo scientifico con seconda lingua straniera noi diamo ai ragazzi la possibilità di studiare oltre all'inglese il tedesco. Questo avviene grazie all'autonomia scolastica che ci permette di ritoccare il quadro orario dando la possibilità agli studenti di questo, che affrontano questo percorso, di studiare il tedesco per 2 ore alla settimana. Può capitare, ecco, nel biennio potrà capitare che ci siano alcune ore in più rispetto al quadro orario che è previsto nell'ordinamento, ma queste ore sono comunque all'interno del curriculum. E a questo indirizzo si accompagna un potenziamento della dimensione interculturale. Cosa vuol dire? Per esempio l'attenzione alle certificazioni linguistiche, l'impegno nell'organizzazione degli scambi culturali, ecco, quindi tutta la dimensione dell'intercultura. Nel liceo scientifico, con l'opzione scienze applicate, noi abbiamo un potenziamento dell'area scientifica. Ho parlato prima per il percorso ordinamentale di equilibrio, qui la bilancia pende dalla parte delle materie scientifiche, non tanto non è tanto che vengano aumentate le ore di matematica e fisica, perché sono le stesse che ci sono anche nel liceo tradizionale, ma c'è uno spazio molto ampio dato alla materia scienze, che comprende la biologia, la chimica, le scienze della terra, e questo anche con un metodo laboratoriale e con il supporto di una materia che non si trova nel tradizionale, che è l'informatica. L'ultimo percorso è quello del liceo scientifico matematico. Questo percorso presente nella nostra scuola da 2 anni, o meglio questo è il secondo anno. In questo indirizzo, in questo percorso, i ragazzi possono approfondire, potenziare, ecco, le materie della matematica e della fisica, ma non tanto nel senso che ci siano dei contenuti in più da apprendere e da studiare, piuttosto il metodo, l'approccio è quello laboratoriale della scoperta, dell'esperienza. Le ultime parole le vorrei spendere per quanto sui progetti, sulla progettualità del nostro liceo, una progettualità che è sempre stata molto molto ricca. Vi indico qui le aree: l'approfondimento delle discipline, la dimensione europea e l'intercultura, l'orientamento scolastico e il successo formativo, la formazione della persona e la cittadinanza responsabile e lo sviluppo dei linguaggi non verbali. Quali progetti? Per l'approfondimento delle discipline, per esempio la MAT en Language, un progetto Erasmus che mette i nostri ragazzi in collaborazione con studenti di altri paesi dell'Europa con lo scopo di risolvere problemi. E per la dimensione europea e l'intercultura cito gli scambi, che sono un po' una passione della nostra scuola, gli scambi con paesi dell'Europa e anche al di fuori dell'Europa. Per il successo formativo cito il progetto Studenti in Cattedra, è un progetto che coinvolge quest'anno una classe terza della nostra scuola e che vede i nostri studenti proporre delle unità didattiche agli studenti della scuola media.
Per la formazione della persona, cito il progetto World Social Agenda, che quest'anno tratta il tema prosperity, e per lo sviluppo dei linguaggi non verbali, non posso citare i nostri laboratori di teatro, di fotografia, di arti grafiche. Sono momenti in cui i ragazzi esprimono la propria creatività e trovano, come dire, uno spazio tutto dedicato a loro. Ringrazio Preside e Vicepreside per questo quadro iniziale che noi abbiamo potuto fornirvi. Cerchiamo adesso di approfondire, di andare a vedere alcune delle principali discipline che si insegnano nel nostro istituto e vedere alcuni dei percorsi che sono possibili e che voi potrete scegliere nel caso optiate per il nostro liceo. Do la parola inizialmente per prima alla professoressa Cabassa, qui al mio fianco, che parlerà soprattutto dell'insegnamento delle lingue straniere e poi della nostra scelta dello scientifico con l'opzione seconda lingua. Allora, buonasera. Sì, con grande orgoglio dico che siamo ancora l'unico liceo scientifico di Padova dove possiamo studiare una seconda lingua straniera, nel nostro caso il tedesco, in orario curricolare. E il CURIEL ha una grandissima tradizione nell'insegnamento delle lingue e nel potenziamento. Infatti abbiamo diversi scambi, Schweinfurt, Passau, Vienna, che chiaramente sono con base lingua tedesca, e questi sono principalmente per i corsi dove si studia la seconda lingua. Budapest, Bratislava, l'Australia ogni 2 anni e anche un contatto con Bordeaux, dove la lingua franca invece in questo caso è l'inglese, e questi sono aperti un po' a tutta la scuola. In più, da diversi anni abbiamo sperimentato la Winter Language Week, o a Dublino o a Edimburgo. Usciamo con 60 studenti dalla seconda alla quarta e fanno una settimana di full immersion di lingua inglese durante il periodo del carnevale. E inoltre la tradizione nella certificazione delle lingue straniere, abbiamo iniziato nel 2000, quindi ormai sono qua più di 20 anni, e con la Cambridge University, quindi livello B1, B2, C1, e con il Goethe Institute per quanto riguarda il tedesco. E io credo che davvero avere una lingua in più, oggi come oggi, sia avere una marcia in più. Bene. Benissimo. Ringrazio la professoressa Cabassa. Vediamo ora di affrontare un altro ambito e materia e discipline che è molto importante, che è quello della matematica. Passo la parola al professor Scarso, che illustrerà certamente quella che è sicuramente una delle discipline più importanti, più significative della nostra scuola, e anche quello che è un percorso da noi proposto in particolare, che è quello del liceo matematico. Sì. Diciamo che una delle domande più tipiche che gli studenti di terza media, e quindi anche i genitori, pongono quando si approcciano al liceo scientifico o ad una potenziale scelta del liceo scientifico è che differenza c'è tra la matematica della scuola media e la matematica del liceo scientifico. Questa è una domanda classica, io di solito insomma rispondo dando questa visione duplice. La matematica al liceo scientifico ha 2 componenti principali. Una è quella proprio di pensarla come strumento per la risoluzione dei problemi, di problemi di qualunque tipo essi siano, di carattere fisico, economico, piuttosto che chimico o scientifico in generale. E l'altra invece è quella componente della matematica che noi possiamo definire quasi di costruzione del pensiero, quindi legata proprio ad un'esplorazione, anche ad una acquisizione di una competenza, quale è la capacità di argomentare, di sostenere una tesi. Faccio un piccolo esempio: i primi 2 anni viene studiato, il primo biennio viene studiato al liceo scientifico la geometria euclidea, che ha solo in parte una valenza volta al calcolo delle aree, dei perimetri o dei volumi, non solo almeno questo, ma ha anche proprio una valenza volta a far acquisire allo studente una competenza legata alla argomentazione, al fatto di sostenere una tesi, competenza che in un certo senso travalica i confini della matematica e diventa quasi una competenza di cittadinanza. Uno specifico indirizzo del liceo CURIEL è proprio il liceo matematico, a cui un gruppo di lavoro sta lavorando ormai da 3 anni e che è presente nel primo biennio, abbiamo sia la prima che la seconda attive in questo senso.
Che tipo di esigenze sono quelle che hanno portato alla costituzione di un liceo matematico qui al Curiel, che poi in realtà è uno dei 100 licei matematici che sono presenti un po' sul territorio nazionale? Ma innanzitutto è stata un'esigenza legata alla necessità di costruire una scuola secondaria che avesse una formazione scientifica qualificata e quindi che potesse approfondire la parte scientifica e in modo particolare il linguaggio della scienza, che è appunto la matematica. Quindi dare a questa disciplina, a questa materia, una vera e propria importanza che non sia solamente di strumento per risoluzione dei problemi, ma un'importanza direi sociale e quasi anche culturale, o direi proprio culturale. E non da ultimo assicurare anche una ricaduta a medio e lungo termine dal punto di vista occupazionale. Ci rendiamo conto, direi in questo periodo in modo particolare, quanto importante sia una competenza legata ad esempio all'elaborazione dei dati piuttosto che a una descrizione statistica, o anche una competenza legata alla lettura di un grafico anche in maniera critica. Basta aprire i siti dei giornali o guardare i telegiornali in questi giorni e si capisce quanto importante sia l'approccio matematico alla situazione che stiamo vivendo. Quali sono gli scopi di questo liceo? Ma innanzitutto educare ad essere curiosi verso la matematica e più in generale verso la cultura scientifica. La curiosità direi che è proprio un prerequisito fondamentale. Non è necessario essere dei geni o particolarmente dotati nella disciplina per approcciarsi ad un indirizzo di questo tipo, ma la curiosità e la passione per la conoscenza, scientifica in particolare, ma in generale per la conoscenza, è fondamentale. La curiosità nella matematica e per la matematica legata proprio anche ad una curiosità della costruzione del pensiero matematico e quindi della modellizzazione della realtà. Un incremento sicuramente delle competenze matematiche e fisiche senza necessariamente un'aggiunta di contenuti e un sottolineare ovviamente il profondo collegamento che ha questa materia con le altre materie dell'indirizzo, non solo quelle di carattere scientifico, quindi non solo con la fisica o con le scienze, ma anche un collegamento con le materie di area prettamente umanistica. Quali sono i principi comuni che guidano il progetto del liceo matematico? Sono previste delle ore aggiuntive curricolari, in particolare due ore nel primo biennio, una di matematica e una di fisica, e poi un'ora aggiuntiva nel triennio, che è un'ora aggiuntiva appunto di matematica. Queste sono volte ad approfondire e consolidare i contenuti della materia e a sperimentare anche attività interdisciplinari con cui appunto la matematica si sposa molto bene. E le ore di potenziamento non sono ore di spiegazione in più o di verifiche ulteriori, ma sono delle ore che hanno una caratteristica, una peculiarità che è quella di essere appunto legate ad attività laboratoriali. C'è da dire, ultima considerazione sul liceo matematico, che è da sottolineare, è la forte collaborazione che c'è di questo progetto che abbiamo qui al Curiel con l'Università di Padova, con il Dipartimento di Matematica, la Vicivita, e quindi con una forte collaborazione tra i docenti del Dipartimento di Matematica e i docenti della Scuola Superiore, insomma, quindi del Curiel. Collaborazione che poi si traduce effettivamente nella presenza dei docenti universitari qui a scuola, nel fatto di portare gli studenti al Dipartimento di Matematica e anche di fare appunto degli incontri periodici per discutere percorsi laboratoriali da proporre poi durante le ore di questo indirizzo. Benissimo, grazie anche al professor Scarso. Prendiamo ora in considerazione un'altra area di carattere appunto scientifico, proprio le scienze, l'articolazione della materia e anche un approfondimento sull'opzione scienze applicate. Lo chiedo alla professoressa Chiara Losso quindi di intervenire in proposito. Grazie. Buonasera a tutti intanto. Allora, il mio compito è quello di spiegarvi che cosa si intende per insegnare scienze o per studiare scienze appunto al liceo. Una cosa un po' diversa, ragazzi, rispetto a quello che siete abituati a studiare alle medie, perché alle medie la disciplina delle scienze è generalmente spiegata dall'insegnante di matematica e comprende anche la fisica, che invece appunto al liceo scientifico appartiene, ecco, all'insegnante di matematica. Per scienze si intendono fondamentalmente tre sottodiscipline, cioè la chimica, la biologia e le scienze della terra.
Ora, queste sottodiscipline, un attimo solo che apro le slide, ok, si articolano appunto in questo modo. La chimica è la materia predominante che quindi vi accompagnerà per tutti i 5 anni, mentre la biologia e le scienze della terra si alterneranno. Quello che però caratterizza il liceo e che dovete fin da subito capire è che l'approccio a queste discipline è un approccio di tipo teorico, cioè quello che noi abbiamo come obiettivo principale è quello di fornirvi di un bagaglio di conoscenze e anche di competenze che vi permetta poi di poter scegliere qualsiasi tipo di facoltà universitaria. Ovviamente accanto a questo approccio teorico, che non è una memorizzazione ma significa proprio cercare di risolvere in maniera problematica quelli che possono essere degli interrogativi complessi, accanto a questo approccio c'è anche un approccio di tipo laboratoriale, perché abbiamo a disposizione un laboratorio di scienze che appunto ci permette di poter approfondire alcuni aspetti visti appunto dal punto di vista teorico. Ora, tanto per farvi vedere alcune delle tematiche che si affrontano nei 5 anni, nelle slide potete vedere che appunto nelle classi prime c'è soprattutto la chimica, che viene iniziata ovviamente come nuova materia per voi, e accanto ad essa ci sono le scienze della terra. Questi curricoli sono uguali sia nel liceo tradizionale e negli altri ovviamente indirizzi liceali, cioè quello a doppia lingua e anche quello matematico, e anche nelle scienze applicate, cioè quello che è la tematica fondamentale è uguale in tutti i licei. Ovviamente nelle scienze applicate c'è solo una maggiore possibilità di approfondimento, visto che le ore curricolari sono di più. Per quel che riguarda il laboratorio, non ci sono ore stabilite, prestabilite di laboratorio. Ogni docente va in laboratorio a seconda di quelle che sono le necessità didattiche che evidenzia, cioè il laboratorio è un momento per approfondire e per consolidare delle cose che si sono già viste e affrontate dal punto di vista teorico. Nelle seconde, oltre alla chimica, c'è appunto l'accompagnamento della biologia, e come potete vedere molte sono poi le applicazioni pratiche che si possono approfondire. In terza si continua con sempre la chimica inorganica e una parte più centrale della biologia. In quarta, accanto alla chimica e alla biologia, si comincia anche una parte di scienze della terra legata più alla geologia, e in quinta ci sono anche nuove tematiche che vengono affrontate, come ad esempio le biotecnologie, che sono, come sapete, un campo all'avanguardia, e anche quest'ultima emergenza sanitaria ci sta facendo vedere proprio a quanto esse possono essere utili. Ecco, grazie. Benissimo, ringrazio la professoressa Losso. Ricordo che è possibile fare delle domande in chat, quindi se le fate noi siamo ben felici di poter rispondere, e di come siamo sempre stati abituati a fare durante le giornate di scuola aperta in presenza. Cerchiamo proprio di ripristinare, di mantenere questa modalità interattiva, quindi fate liberamente, noi saremo ben felici di poi rispondere secondo le nostre possibilità. Dopo questo invito passo la parola alla professoressa Carrà, ci parlerà appunto dell'area umanistica, dell'importanza che ha all'interno di tutte le scelte, tutti i percorsi che ci sono, che il nostro liceo offre, e in particolare però di una materia che è il latino. Grazie. Sì, buonasera. Allora, l'area umanistica comprende le discipline di italiano, storia e geografia al biennio, e poi di italiano al triennio in tutti gli indirizzi. È presente poi il latino nell'indirizzo tradizionale, ordinamentale, al bilinguismo e al liceo matematico. Se per quanto riguarda la disciplina dell'italiano, ecco, il percorso è simile in tutti gli indirizzi, quello che direi differenzia la proposta formativa è il latino. Ecco, io vorrei soffermarmi proprio sul senso che può avere lo studio di questa disciplina,
perché la questione del senso è davvero cruciale anche poi per operare una scelta. Spesso i ragazzi agli incontri di scuola aperta ci rivolgono questa domanda, appunto: che senso ha studiare una materia che ci sembra così passata, così lontana, soprattutto nel contesto di una società come quella di oggi, che sembra privilegiare altri strumenti o sembra porci altre sfide. Con noi crediamo che studiare il latino sia un'opportunità, una grande opportunità. Innanzitutto perché il latino permette di arricchire il lessico e di potenziare proprio l'aspetto linguistico. Oggi la competenza espressiva è quanto mai richiesta, la padronanza della lingua italiana, ma anche di altre lingue. Studiare il latino permette di porre basi solide anche per lo studio, poi, per esempio, delle lingue straniere, penso in particolare al tedesco, ma anche all'inglese. Ancora credo che sia un'opportunità perché il latino permette di dare basi solide alla propria formazione culturale, ci permette di risalire ai generi letterari, agli autori, ai testi che hanno ispirato poi anche la nostra letteratura, e quindi di dare una base anche più solida alla nostra formazione culturale. E poi credo ancora che il latino possa essere una grande opportunità dal punto di vista cognitivo, perché permette di sviluppare tutte quelle abilità di riflessione, di analisi, di sintesi, ma soprattutto, ecco, il pensiero logico, che appunto continua ad essere oggi richiesto ed importante. Il latino si studia in che modo nel nostro liceo? Al biennio si privilegia la lingua, si pongono alcune basi dal punto di vista linguistico, e poi al triennio si affrontano la letteratura e i testi. Ecco, e il bello arriva proprio al triennio, quando si leggono i testi dei classici. Leggere un testo di Catullo, di Orazio, di Seneca è davvero una grande opportunità, perché questi testi continuano a parlarci, a parlare di noi, a porci delle domande e a darci anche delle chiavi interpretative per noi stessi e per il mondo in cui viviamo. Per questo vi invitiamo, ecco, a non scegliere un indirizzo per escludere una materia. Talvolta in passato è avvenuto questo, si sono per esempio scelte le scienze applicate perché si pensa che il latino sia difficile, sia ostico. È importante scegliere perché si vuole approfondire qualcosa, non per escludere qualcos'altro. Piuttosto, ecco, vi invitiamo alla luce di questa considerazione a considerare invece l'opportunità che può dare lo studio di questa disciplina. Grazie mille alla professoressa Carrà. Ecco, allora, vediamo di approfondire alcuni aspetti o di toccare alcuni punti che possono essere significativi e che in genere ci vengono richiesti proprio nelle giornate di scuola aperta. Rivolgerei una prima domanda che penso sia utile fare alla propria professoressa Gigliotti, la nostra vicepresidente, sulle attività di rinforzo e di recupero che noi svolgiamo per gli studenti che hanno bisogno appunto di imparare a studiare o possono avere dei risultati migliori grazie proprio ad attività aggiuntive o integrative rispetto a quello che è il normale curriculum. Cosa fa il liceo Curiel per tentare, insomma, di dare ulteriore supporto ai nostri studenti? Allora, noi cerchiamo di intervenire molto presto. Aspettare tanto tempo e cercare di recuperare quando le lacune sono pesanti, quando le insufficienze sono gravi e difficili. Per cui cerchiamo di sostenere i nostri studenti fin da subito. Nell'organico dell'autonomia esistono delle ore di potenziamento attribuite ai docenti e noi impieghiamo molte di queste ore di potenziamento a supporto dei ragazzi che incontrano difficoltà, ma anche difficoltà lievi. Faccio un esempio. Per quanto riguarda la matematica e la fisica, che sono materie in cui spesso gli studenti fanno fatica o appunto hanno bisogno di chiarimenti, di supporto, noi dedichiamo praticamente tutto l'orario del potenziamento di matematica e fisica, cioè un'intera cattedra di matematica e fisica, allo sportello.
I ragazzi si iscrivono a questo sportello, possono presentare ai docenti i loro dubbi, le loro richieste, ricevono spiegazioni, ricevono approfondimenti, vengono aiutati a svolgere i loro esercizi e così cerchiamo non di curare ma di prevenire, che è sempre meglio, le difficoltà. Naturalmente le difficoltà si possono presentare lo stesso, allora in alcuni momenti specifici dell'anno organizziamo delle attività più concentrate. Questo accade dopo la fine del primo periodo. Noi dividiamo normalmente l'anno in due parti asimmetriche, un primo trimestre che finisce a dicembre, prima delle vacanze di Natale, e un pentamestre che occupa il resto dell'anno scolastico. Anche questa diagnosi precoce è importante. Gli studenti che hanno delle insufficienze potranno usare i momenti di sospensione dell'attività didattica per riprendere e recuperare, e a gennaio potranno poi usufruire di corsi di recupero, di attività specifiche, parte svolte in itinere, cioè all'interno dell'orario al mattino, e in parte di rinforzo in orario extracurricolare. Lo stesso avviene durante l'estate. Gli studenti che appunto riportano delle insufficienze possono frequentare dei corsi di recupero e così come dire, andare a colmare le loro lacune. Allo stesso modo cerchiamo di lavorare sul metodo di studio, soprattutto per gli studenti dei primi anni. Cerchiamo di supportare gli studenti che incontrano difficoltà specifiche, per esempio nell'uso della lingua, se non sono di madrelingua italiana, in maniera tale da come dire, creare una scuola dell'inclusione. Perfetto, grazie alla professoressa Gigliotti. Sono arrivate alcune domande che adesso vado a riassumere. La prima, che posso passare immediatamente alla professoressa Cabassa, riguarda l'utilizzo dei progetti di integrazione europea, se sono dedicati soltanto all'indirizzo dello scientifico con seconda lingua o anche alle altre classi. Anticipo già che ci sono alcune domande relative all'utilizzo dei laboratori nell'indirizzo matematico e a se alle scienze applicate sono presenti anche le scienze astronomiche. E poi una domanda relativa che ha sempre a che fare con le scienze applicate, su qualche informazione in più sui programmi di informatica. Intanto la professoressa Cabassa dà risposta alla prima. Sì, allora rispondo subito dicendo no, gli scambi sono aperti. Per esempio abbiamo in corso un progetto Erasmus con Dortmund. Però la lingua veicolare in questo scambio, per esempio, è l'inglese. E l'obiettivo che ci eravamo dati con la preside, ed eravamo anche a buon punto, era proprio di trovare uno scambio per ogni classe terza, perché in genere la classe che scegliamo sono le classi terze, perché hanno un buon livello linguistico. Eravamo anche a buon punto, avevamo preso diversi contatti con Bordeaux, con Bratislava, poi purtroppo siamo stati interrotti con l'emergenza sanitaria. Però noi cerchiamo che tutte le classi più o meno abbiano uno scambio. Chiaramente le classi a bilinguismo verranno prediletti gli scambi con la Germania, e la lingua veicolare sarà il tedesco, mentre per le altre classi la lingua veicolare sarà l'inglese. Rispondo anche a una domanda che mi viene fatta spesso a scuola aperta, ne approfitto. Se bisogna avere affatto per forza tedesco alla scuola media, e la risposta è no, perché comunque la collega parte da zero e dopo breve tempo si riesce comunque a rendere la classe omogenea, anche perché siamo dotati veramente di ottimi strumenti. Abbiamo una lima in ogni classe e un meraviglioso laboratorio linguistico con megaschermo, 30 postazioni, per cui riusciamo comunque veramente a lavorare bene anche su proprio dei beginners, cioè anche su studenti che non hanno mai affrontato questa seconda lingua. Grazie quindi alla professoressa Cabassa. Resterei ancora qui perché c'è un'altra domanda che la riguarda anche direttamente. Si chiede se tra le lingue che noi possiamo approfondire c'è anche il francese. C'è qualche possibilità in questo senso, Giovanna? Allora, in passato abbiamo fatto diversi corsi di francese pomeriggio.
come abbiamo fatto anche dei corsi di spagnolo, dipende dalle richieste. Ci siamo dati un numero minimo di studenti, cioè se abbiamo delle richieste che eccedono i 10 studenti, noi possiamo organizzare in orario extracurricolare dei corsi di francese o anche di spagnolo. Se abbiamo richieste, sicuramente sì. Perfetto, grazie. Allora passerei adesso all'area matematica. Ricordo le due domande che hanno matematica scientifica, diciamo. La prima relativa all'utilizzo dei laboratori nell'indirizzo matematico, la seconda sulla presenza delle scienze astronomiche nell'indirizzo scienze applicate. Prego. Sì, allora, per quanto riguarda i laboratori del liceo matematico. Allora, i laboratori sono inseriti all'interno delle 33 ore di potenziamento della matematica durante tutto l'anno, quindi sostanzialmente un'ora a settimana per matematica e un'ora a settimana per fisica. Questo per quanto riguarda il primo biennio, perché poi dal terzo anno in poi l'ora aggiuntiva è un'ora di matematica. Vi do qualche titolo sui tipi di laboratori che vengono fatti. Ovviamente sono laboratori che possono avere una doppia valenza. C'è un laboratorio eventualmente, diciamo, dove vengono utilizzate anche viene utilizzato anche materiale povero come la carta, le forbici, dove vengono fatti proprio degli esperimenti dove i ragazzi possono proprio toccare con mano il concetto matematico o il concetto fisico. Altri invece possono essere laboratori che si portano avanti con l'utilizzo di Excel oppure con l'utilizzo di GeoGebra, peraltro strumento utilizzato ampiamente anche negli altri indirizzi di studio. Vi do qualche titolo sui tipi di laboratori, insomma, che in questo momento sui laboratori che in questo momento sono stati fatti al liceo matematico. Abbiamo ad esempio, per quanto riguarda la matematica del primo anno, un laboratorio sull'algoritmo di Euclide, cioè per la fattorizzazione, un laboratorio sull'illusione ottica e il concetto di congettura matematica. Poi abbiamo fatto dei laboratori per quanto riguarda fisica sulla misura delle aree irregolari, questo è un laboratorio che ha avuto molto successo tra gli studenti, di laboratori per quanto riguarda la misurazione di volume, massa e densità, e misure di pi greco per esempio, e i laboratori che stiamo facendo quest'anno con notevole difficoltà, perché le schede laboratoriali che erano state preparate l'anno scorso prevedevano ovviamente una partecipazione in piccolo gruppo del laboratorio, e ovviamente con l'emergenza Covid si è dovuto ristrutturare completamente la tipologia di attività. Si possono usare le stanze di Meet per esempio qualora l'attività fosse svolta a distanza e non in presenza. E sono previsti laboratori, tra altre cose, con il coinvolgimento di docenti dell'università, anche del dipartimento non solo di matematica ma anche del dipartimento di fisica, su cinematica, ottica e geometria, sui fenomeni termici. Questo parlo sempre per il secondo anno, che è appunto uno degli anni che abbiamo in attività in questo momento. E per quanto riguarda matematica, abbiamo in previsione dei laboratori per quanto riguarda la lettura delle piramidi dell'età, per quanto concerne la dimostrazione del teorema di Euclide, una delle tante dimostrazioni del teorema di Euclide, e una attività già svolta adesso sulla definizione di probabilità, concetto che viene svolto in seconda dal punto di vista curricolare della matematica e poi ripreso in quarta in maniera più approfondita. Per quanto riguarda la seconda domanda, forse la professoressa Losso può rispondere meglio di me. Sì, allora, per quel che riguarda l'astronomia, diciamo che con la riforma dei licei, che ormai è avvenuta già un po' di anni fa, l'astronomia che inizialmente tradizionalmente veniva fatta in quinta dall'insegnante di scienze è stata, diciamo così, smembrata, per cui nel corso del primo anno l'insegnante di scienze propone la geografia astronomica, quindi dal sistema solare, diciamo così, in giù, con tutti i moti della Terra, della Luna, eccetera, mentre la parte di astronomia, chiamiamola stellare, verrà trattata in maniera più approfondita dall'insegnante di fisica, però allora al triennio. Quindi questa è la suddivisione appunto per quel che riguarda le conoscenze di astronomia. Ciò non toglie che appunto sia con l'insegnamento delle scienze che con l'insegnamento della fisica i ragazzi che escono da qua possono benissimo andare a iscriversi ad un corso di laurea di astronomia.
Benissimo, ringrazio la professoressa Losso. Adesso ci sono due domande che riguardano discipline che non vedono qui presenti docenti della materia. Una prima domanda riguarda in che cosa consiste la filosofia, la seconda invece riguarda proprio qualche informazione in più sul programma di informatica. Riguardo alla filosofia provo a dare una risposta, anche se chiaramente parziale, non è una materia che io insegno, però il collega di filosofia, soprattutto nelle classi, la terza, la quarta e la quinta, chiaramente la filosofia è una materia che si insegna nel nostro liceo a partire dalla terza, per tutto quindi il secondo biennio e l'ultimo anno, è una materia comunque molto importante, allena diciamo così, mobilita tutta una serie di capacità, di abilità, di ragionamento, di logica che poi si riversano in tutti i processi del pensiero a cui i nostri ragazzi sono capaci di mettere in atto nel corso del triennio. È veramente una crescita quella che noi possiamo assistere, noi che a volte insegniamo nel biennio, a volte nel triennio, che vediamo quelle potenzialità che nel biennio già sono intuibili, che vengono a sbocciare proprio nel corso del triennio, e credo che la filosofia sia una materia che nel suo percorso dà un contributo veramente molto importante. È una cosa che si percepisce in tutte, come diciamo, una competenza trasversale che si attua in tutte le altre discipline. Direi quindi che consiste certamente in un percorso che nella più parte dei casi è di natura cronologica, i programmi insomma sono anche visibili all'interno e consultabili quindi nel nostro piano dell'offerta formativa, però sono competenze, sono abilità logiche anche che i ragazzi sviluppano proprio grazie a questa materia, ed è anche una materia tra l'altro, insieme con gli insegnanti di filosofia e anche gli insegnanti di storia, che produce e crea moltissime occasioni di dibattito, di incontro, che è veramente con laboratori, con scambi, con tutta una serie di progetti che sono veramente molto partecipati dai ragazzi e che danno un contributo molto importante alla preparazione e alla capacità che i nostri ragazzi hanno poi di affrontare qualsiasi facoltà universitaria. La filosofia da questo punto di vista credo dia un contributo importantissimo. Comunque ricordo che ci sono dei video di presentazione delle singole materie, uno sarà proprio dedicato anche alla storia e filosofia, e poi cercheremo appunto con gli incontri in streaming sempre, ma più interattivi, con la possibilità proprio di dialogo anche diretto, seppur a distanza, di poter rispondere e di dare ulteriori informazioni anche in materia. Sull'informatica invece devo cedere la parola a qualcun altro. Sì, anche come il professor Testolini, non è una materia che insegno, ma magari posso dare qualche coordinata. Il programma di informatica è un programma importante nelle scienze applicate, ci sono 2 ore settimanali per tutti i 5 anni, quindi 66 ore all'anno. Quindi gli argomenti che vengono trattati ovviamente sono tanti e in maniera anche approfondita. Si parte proprio dai fondamenti dell'informatica, quindi proprio dall'information technology, dei software di base, dalla capacità di elaborazione dei dati a partire dai software disponibili a scuola o dei software disponibili anche in rete. E già dal secondo anno si comincia proprio con la programmazione in linguaggio Java, che viene poi sviluppato ulteriormente il terzo e anche il quarto anno. L'ultimo anno c'è proprio tutta una parte riguardante il linguaggio SQL e i database, che sono un po' a completamento del percorso di questa disciplina, che proprio in questo indirizzo di studi veramente ha dei grandissimi collegamenti anche con le altre materie, con matematica ovviamente, ma anche con la possibilità di fare dei veri e propri laboratori interdisciplinari con quindi tutte le altre discipline che ci sono all'interno del corso di studi. Perfetto, ringrazio il professor Scarso, anticipo che c'è una domanda relativa anche all'educazione, quindi alle scienze motorie, nell'attesa, chiaramente anche questa non ha un docente specifico qui presente, ma mentre si decide insomma chi possa rispondere a questa domanda, passo un attimo la parola alla professoressa Cabassa, che dà un'informazione relativa anche a un'iniziativa che permetterà di avere un approccio anche così, per quanto parziale, insomma con la materia che nel bilinguismo insomma si aggiunge, che appunto è il tedesco. Sì, volevo dire, chi volesse provare a fare una lezione di tedesco, questo sarà possibile il 9 e l'11 dicembre. Il collega Tessolini metterà appunto sull'home page la possibilità di prenotarsi e di vedere un attimo come funziona questa lezione. Quindi è anche un'esperienza interessante, magari anche per chi non ha mai fatto tedesco.
E adesso passiamo alla questione allora, scienze motorie. Tento di dare una risposta sulle scienze motorie. E comincio dicendo che il Curiel ha una splendida palestra. I nostri alunni amano molto la palestra del Curiel perché è una palestra ampia, piena di attrezzi che dà la possibilità di sperimentare tanti sport anche molto, molto nuovi, no? Molto moderni. Abbiamo la parete di arrampicata, abbiamo tantissime attrezzature dalle mountain bike ai roller e altro, che il frisbee va tantissimo adesso, l'ultimate frisbee che dà la possibilità ai ragazzi di provare appunto esperienze sportive nuove. La materia prevede anche una cattedra di potenziamento e questo ci dà la possibilità di offrire ai ragazzi anche delle attività pomeridiane che vanno ad aggiungersi a quelle che vengono svolte al mattino e preparano spesso i ragazzi ad affrontare con successo i campionati studenteschi che ci hanno regalato una collezione di coppe e di attestati. Quindi questa materia ha il suo spazio nella scuola ed è molto amata dai ragazzi in tutte le sue sfaccettature. Perfetto, allora direi che a questo punto ci sono due domande relative appunto al tema degli esuberi, una un po' più particolare. Ci viene richiesto se ci sono stati negli anni scorsi esubero delle richieste dell'indirizzo per il tedesco. Passerei la parola alla professoressa Cabassa. E poi l'altra domanda che invece rivolgerei alla preside riguardo appunto quante sono le classi prime che noi potremo formare l'anno prossimo e se di fronte a eventuali esuberi ci sono dei criteri per l'accettazione. Forse è un'informazione che è utile dare ben in tempo. Sì, al momento siamo sempre riusciti ad accontentare le richieste di tedesco avendo due corsi a tedesco. E quindi per il momento il problema non si è mai presentato, quindi speriamo di poter soddisfare le richieste anche quest'anno. Preside, sulla formazione delle classi prime? Allora, quest'anno potremo accogliere 8 classi prime. 8 classi prime perché la nostra attenzione è quella di rendere e lasciare la scuola vivibile e quindi abbiamo deciso di accogliere e di formare 8 classi prime perché questo ci consente l'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali che se facessimo un numero superiore di classi dovrebbero essere in qualche modo limitate perché dovremmo usare questi spazi per accogliere delle classi. Quindi la nostra attenzione è quella che la scuola rimanga una scuola che possa essere funzionale in tutto e per tutto. Quindi il nostro progetto è quello di di formare 6 classi di liceo tradizionale, di cui 2 di bilinguismo, 1 di matematico e 3 sezioni di liceo tradizionale e 2 sezioni di scienze applicate. Ecco, anche riguardo alle scienze applicate, noi vorremmo fermarci a 2 sezioni perché abbiamo visto che con 2 sezioni è possibile offrire ai ragazzi un'esperienza di laboratorio interessante. Se aumentiamo il numero delle classi, naturalmente dobbiamo ridurre il tempo che i ragazzi possono trascorrere in laboratorio, perché il laboratorio che abbiamo è 1 di scienze e quindi questo ci limita un po'. Ecco, riguardo agli esuberi, sì, gli anni scorsi abbiamo avuto degli esuberi e abbiamo dovuto ricorrere ai criteri di precedenza. I criteri di precedenza che sono attualmente in atto, in vigore, sono 2. Il primo è l'aver frequentato una scuola media degli istituti comprensivi terzo, quarto, quinto o sesto, o di aver frequentato una scuola anche paritaria del territorio di questi istituti comprensivi, è un criterio di precedenza. L'altro criterio di precedenza è avere dei fratelli che comunque stanno frequentando già questo liceo.
E a questi due criteri stiamo pensando di aggiungerne un terzo. L'abbiamo già discusso nei giorni scorsi in collegio docenti e ne discuteremo i prossimi giorni anche in consiglio d'istituto. Questo criterio fa riferimento al consiglio orientativo che i ragazzi, che voi ragazzi delle scuole medie, avrete avuto o avrete nei prossimi giorni da parte dei vostri insegnanti. Ecco, la nostra esperienza è quella che in questa scuola, proprio perché siamo attenti e vorremmo che tutti riuscissero a fare quello che riescono e quindi avere soddisfazione nel venire a scuola, abbiamo visto che chi riesce meglio e ha soddisfazione sono i ragazzi che hanno ottenuto, che hanno avuto come consiglio orientativo da parte della scuola media un consiglio orientativo per un liceo o per un istituto tecnico. Ecco, quindi nei prossimi giorni porteremo in consiglio d'istituto questo altro criterio, che è il criterio di dare la precedenza ai ragazzi che hanno avuto come consiglio orientativo un orientamento per un liceo o per un istituto tecnico, perché questo, abbiamo visto, consente ai ragazzi di affrontare con più sicurezza e anche con più soddisfazione questo tipo di scuola. Ecco. Spero di essere stata chiara. Grazie Preside. Benissimo, allora qui c'è una domanda che penso possa essere rivolta alla vicepreside, alla professoressa Gigliotti, e riguarda la possibilità, se abbiamo anche noi la possibilità di seguire, diciamo, di iscriversi in sezioni che poi saranno magari dalla classe terza, anche come in altri licei padovani, digitali, dove si predilige quindi l'utilizzo di strumenti quali tablet e PC. E forse anche una possibilità di riflettere sulla didattica digitale, insomma, nel nostro istituto, come noi lo concepiamo, insomma, in che modo quindi lo mettiamo in atto. Anticipo poi che ci sono anche delle domande che, importanti, relative ai mezzi di trasporto con i quali è possibile raggiungere la nostra scuola e se oltre alla sede centrale di Via Durer c'è anche una sede succursale. E aggiungerei questo, che forse può essere interessante, nel rispondere alla domanda relativa alla succursale, indicare quali sono i criteri per cui le classi possono andare in succursale. Allora, provo a rispondere. Allora, possiamo dire che nella nostra scuola non ci sono classi o sezioni in cui noi abbiamo scelto di eliminare i manuali cartacei e di usare esclusivamente il tablet. Se questo si intende per classi digitali, allora noi non abbiamo classi digitali di questo tipo. Abbiamo fatto un'altra scelta che, come dire, ha una prospettiva più ampia. Sono anni che come docenti ci stiamo formando per imparare a includere la tecnologia nella nostra metodologia. Abbiamo imparato a usare le piattaforme come Moodle, come Google Classroom della G Suite, abbiamo cominciato a utilizzare strumenti di ricerca ad ampio raggio come JSTOR, ArtStor, sono abbonamenti che la nostra scuola ha già da alcuni anni e che ci danno, come dire, una possibilità di ricerca immensa. Quando è cominciata la didattica a distanza, tutto sommato noi avevamo già le spalle un po' coperte. Abbiamo imparato a usare la piattaforma Meet, che sta all'interno della G Suite e che ci permette quotidianamente di fare lezione, però tutto sommato non eravamo in un ambiente estraneo, avevamo a che fare con quegli strumenti che avevamo un po' alla volta imparato ad usare. Allora, io credo che nel liceo Curiel si possa dire che si dà ampio spazio alla didattica digitale integrata, come si dice oggi, non solo nel senso che la stiamo usando in questo momento di distanza, ma nel senso che integriamo la didattica digitale all'interno della nostra metodologia. Ecco.
Abbiamo poi, come dire, degli spazi in cui queste opportunità vengono sfruttate meglio. Esiste per esempio nel nostro istituto un'aula 3.0 che è un'aula dotata di un arredamento particolare, banchi e sedie sono disposti in forma di isola per permettere il lavoro di gruppo, sono a disposizione 30 tablet, adesso iPad, li abbiamo rinnovati, per lavorare come dire, attraverso questi strumenti in maniera innovativa. Ecco, quando una classe sfrutta quest'aula, chiaramente fa un lavoro più spiccatamente legato, no, a queste competenze digitali, però io direi che la tecnologia come dire, è uno strumento che cerchiamo di fare nostro e veramente di integrare nella didattica anche quotidiana. Perfetto. Vediamo ora la questione appunto della succursale. Ecco, vediamo un po' se quindi per la succursale, se c'è una succursale, quali sono i criteri con cui si può andare. La succursale. Allora, noi abbiamo una succursale in via Piero Bon, numero 3, accanto alla chiesa di San Carlo. È un edificio ampio in cui vengono collocate parecchie classi. Possono esserci fino a 16 classi in quella struttura. È dotata di una palestra, c'è un laboratorio di informatica, un multimediale, meglio. È, come dire, una parte della nostra scuola che vive, ecco, di vita non completamente autonoma, in verità. In tempi, vorrei dire, normali, non quest'anno con l'emergenza Covid, ma in tempi normali, il legame tra centrale e succursale è molto stretto. Poiché le due sedi sono a distanza di 10 minuti a piedi l'una dall'altra, è possibile per le classi spostarsi, per esempio per le classi della succursale, venire in centrale per utilizzare laboratori che non siano presenti in sede succursale, come quello di chimica, oppure per partecipare a eventi, conferenze, attività, assemblee. Ecco. Chi va in succursale? Tutti. Perché c'è una turnazione, a rotazione, tutte le classi di tutte le sezioni vanno in succursale, quindi a un ragazzo potrà capitare nel corso dei 5 anni di andare una o due volte, uno o due anni nella sede succursale, e vi assicuro che ci starà benissimo, perché è una scuola, come dire, dove si vive bene. Ecco, il liceo Curiel è esattamente come nella centrale. Benissimo, grazie. Mentre ora riflettiamo quindi su una domanda che riguarda i mezzi di trasporto per raggiungere il nostro istituto e un'altra che chiede di richiamare quelli che sono gli istituti comprensivi che hanno la precedenza nell'accettazione delle domande, rispondo anche a due che invece riguardano proprio le attività di orientamento. C'è una prima domanda: se è possibile fare una visita virtuale del nostro istituto. Ecco, tra i vari video che vi avevo anticipato stiamo caricando e caricheremo nei prossimi giorni, ce n'è anche uno proprio dedicato a un viaggio, insomma un percorso che noi abbiamo, che adesso è in fase di montaggio, che stiamo quindi predisponendo per poter far vedere quelli che sono i luoghi più importanti della nostra scuola. Chiaramente non sarà come la scuola aperta a cui eravamo abituati negli anni scorsi, però sarà un tentativo di far vedere quelli che sono i punti più significativi della nostra struttura. Un'altra domanda ancora che riguarda l'orientamento, la domanda se noi faremo dei mini stage. Noi li abbiamo sempre fatti, i mini stage, in effetti, perché sono sempre stati un punto importante della nostra offerta di orientamento e crediamo che effettivamente sia un qualcosa di insostituibile. Proprio perché non è possibile farlo a distanza, abbiamo dovuto quest'anno rinunciare, perché farli a distanza vedendo l'attività scolastica da uno schermo è ben diverso che respirare, proprio vivere quello che è il clima che noi potevamo proprio mostrare agli studenti che svolgevano una giornata di lezione, che quindi potevano visitare più classi, più situazioni, chiaramente avere anche un quadro
abbastanza ampio delle materie, facevamo appunto mini stage di 4 ore che permettevano di avere proprio un quadro complessivo di quello che era una giornata di vita al liceo, una cosa che o si vive, si respira in tutti i gesti, anche che tutto quello che si non soltanto si vede ma anche si percepisce, altrimenti insomma è impossibile secondo noi insomma renderlo tramite delle lezioni a distanza, quindi abbiamo dovuto gioco forza rinunciare a questa modalità e speriamo che l'anno prossimo si possa invece riprendere, perché è sempre stata, da quel che mi risulta, anche apprezzata e significativa. Ecco, resterei quindi sulla domanda relativa ai mezzi di trasporto e poi anche se c'è un numero massimo di alunni per classe e quanti alunni abbiamo mediamente nel nostro istituto, soprattutto perché credo l'interesse sia per le classi prime. Allora, rispondo io a queste domande. Allora, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, la sede centrale, che si trova in via Durer, ha la possibilità, è servita dalla linea 22, che ha proprio le fermate di fronte, mentre in via Tiziano Aspetti, che è insomma, a 5 minuti di strada a piedi, c'è il tram e poi ci sono le linee delle corriere che vengono da Padova Nord. E il tram serve molto di più anche la succursale, che è proprio vicinissima a via Tiziano Aspetti, essendo la succursale proprio vicino alla chiesa di San Carlo. Questi sono gli autobus proprio che passano di fronte. Altri mezzi di trasporto sono le linee consuete della SITA, che dipende dalla zona in cui arrivano e hanno tutte il capolinea vicino alla stazione, per cui dalla stazione veramente il tragitto anche a piedi è relativamente breve. Per quanto riguarda invece i criteri di precedenza, ecco, li ripeto un attimo, e uno dei criteri di precedenza è quello di aver frequentato una scuola media degli istituti comprensivi dell'Arcella, praticamente il terzo, Briosco, il quarto, la Rosmini Zanella, il quinto, la Donatello, e poi anche l'istituto sesto di Padova Nord, che è il Ciari, quello di Torre praticamente. Ecco, questa è la zona, il bacino d'utenza su cui gravitano gli studenti insomma, di questa scuola. E, è stato inserito anche l'aver frequentato una scuola media di un istituto paritario, ci sono nella zona anche delle scuole paritarie, anche queste hanno la precedenza nell'accoglienza, in caso ci siano un numero superiore di domande rispetto a quelle che possiamo accogliere. Ecco, quante domande possiamo accogliere? Noi possiamo fare classi prime da 27. Il numero massimo di studenti per classe è 30, ma accogliamo 27 studenti di prima perché dobbiamo calcolare che magari qualche alunno di prima possa essere così fermato e quindi possa reiscriversi. E quindi il numero massimo di ragazzi che accogliamo per le classi prime è 27. In realtà poi le classi sono tutte molto numerose, la media 27, nelle classi prime e seconde anche 29, 30, ecco, magari nelle terze, quarte e quinte, nel triennio sono un po' meno numerose, ma sono sempre sui 25, 26, 27, 20, dipende insomma, ma abbiamo numeri abbastanza alti, ecco, nel liceo. Quindi 27 ragazzi per 8 sezioni. Poi vedremo un attimo quando avremo le iscrizioni in mano. Ecco, vi dico questo, è uscita l'altro giorno l'ordinanza ministeriale che ha stabilito le date per le iscrizioni. Quindi questa è una notizia importante, anche le iscrizioni quest'anno si apriranno dal 4 di gennaio fino al 25 di gennaio, quindi sono anticipate rispetto all'anno scorso. Saranno sempre online, è una procedura che voi avete già fatto, dovrete iscrivervi al sito del Ministero iscrizioni.it, ma forse avete già un account perché quando avete iscritto i vostri ragazzi alle scuole medie avete fatto la stessa procedura, dopodiché ci sarà
l'iscrizione online seguendo il modulo che personalizzeremo, in cui saranno proprio dettagliate tutte le scelte anche che potete fare. Ecco. Professor Testolin, direi che se... c'è un'altra domanda che ha a che fare con le iscrizioni e riguardo alle scelte che sono possibili, nell'ottica quindi di tre scelte insomma che si possono fare, se ne possono fare due relative al liceo, quello per esempio una prima scelta scienze applicate, una seconda liceo scientifico cosiddetto tradizionale, è una possibilità che c'è questa? Certo, allora riguardo a questo c'è questa scelta, nel senso che le classi di liceo delle scienze applicate, abbiamo detto che è nostra intenzione fare due sezioni, per cui uno può chiedere eventualmente come prima scelta l'opzione scienze applicate e poi dare la disponibilità eventuale di poter iscriversi anche a sezioni di liceo tradizionale o bilinguismo o matematico, ecco, questo sì. Io consiglio anche di effettuare una scelta di un'altra scuola superiore. Allora, vi do questa informazione anche. Quando arrivano le iscrizioni da noi, a mano che arrivano noi le vediamo e alla fine dobbiamo darvi un'accettazione, vi arriverà un'accettazione dell'iscrizione da parte nostra. Dobbiamo avere però prima un chiaro quadro di che cosa è arrivata, di cosa avete scelto, e in base a questo quadro possiamo farci un'idea di cosa effettivamente attivare l'anno prossimo in base a quelle che sono anche le vostre richieste. Vi chiameremo se abbiamo delle difficoltà perché ci sono dei numeri che non ci consentono di fare una sezione o di fare più sezioni, o abbiamo bisogno in qualche modo di capire, no, anche qual è la vostra, il vostro interesse, no, in base alle iscrizioni che sono arrivate. Non preoccupatevi, vi chiameremo, sarete convocati o in presenza se è possibile o via Meet a seconda di come sarà la situazione a fine gennaio, e vi daremo tutte le indicazioni. Se invece avete già intenzione di dire, per esempio, io voglio le scienze applicate e non voglio fare nessun'altra scelta, potete già indicare nella domanda di iscrizione quale altro istituto volete chiedere, dove noi smisteremo la vostra domanda, gireremo la vostra domanda. Ok, non so se sono stata sufficientemente chiara. Cercate di pensare bene cosa volete, ma gli anni scorsi ci è capitato che dei ragazzi volevano le scienze applicate o nient'altro, no? Magari se indicate liceo Curie scienze applicate, poi magari indicate, non so, liceo X scienze applicate, noi, se non abbiamo posto nel nostro liceo, già inviamo la domanda, giriamo la domanda nell'altro liceo che voi avete indicato. Resterei ancora con lei, Preside, per quelle che al momento sono le ultime due domande che sono state poste e che hanno a che fare anche poco con l'organizzazione familiare. Se ci sono delle navette specifiche per chi arriva da fuori Padova città, che vengono appunto al Curiel, e poi credo anche, molto importante, questa domanda sugli orari della scuola, quindi sulla scansione oraria che è presente nel nostro istituto. Allora, navette non ci sono, nel senso che il nostro liceo è abbastanza vicino alla stazione di Padova, dove arrivano tutti i mezzi, tutte le linee urbane ed extraurbane, e c'è poi la linea del tram che passa nella strada principale via Tiziano Aspetti, che insomma, quindi non ci sono delle navette specifiche per questo istituto. Per quanto riguarda invece gli orari, il nostro istituto per il momento ha l'orario su 6 giorni, dal lunedì al sabato. L'orario di inizio delle lezioni è alle 8:10 per gli studenti, 8:10 inizio lezioni, quindi 8:05 in classe, 8:10 inizio lezioni, e a tutte le ore da un'ora di 60 minuti, per cui le poche seste ore che ci sono vedono i ragazzi finire le lezioni alle 2:10.
con 27 ore per il biennio, non ci sono 7 ore, ci sono 4 giorni, 3 giorni, 3 giorni, 3 giorni, 4 ore e 3 giorni, 5 ore. Quindi se hanno le 4 ore finiscono a mezzogiorno e 10, se hanno le 5 ore finiscono all'una e 10. Quindi tutte giornate, tutte ore piene, 27 o 30. Benissimo, preside. Ecco, allora direi che a questo punto non sono giunte altre successive domande. Per chi si fosse collegato solo adesso, sappiamo che questo incontro in streaming può essere riascoltato. Ne avremo anche un altro, tra l'altro, è il giovedì 3 dicembre, sempre a partire dalle ore 18, è previsto un'altra diretta streaming in cui potrete, se nel frattempo saranno maturate, porre altre domande. Potremo quindi affrontare anche altre tematiche, oltre a quelle diverse, insomma, da quelle che abbiamo affrontato oggi. Vi invito anche ogni tanto, insomma, a dare un'occhiata al nostro sito, alla sezione o alla pagina di orientamento, perché certamente con l'anno in corso le iniziative sono anche cambiate, sono dovute chiaramente rimodulare in modo diverso, però cerchiamo sempre di dare un ventaglio di possibilità, non ultima tra l'altro anche la possibilità di avere dei contatti diretti, certamente a distanza, ma comunque anche con telefonate o incontri specifici per casi particolari. Insomma, da questo punto di vista basta solo i contatti, c'è la mail mia personale a cui potete scrivere, insomma cercherò sempre di darvi risposta in tempi brevi. Direi che a questo punto, ma cosa dite? Andiamo alla conclusione, preside, cosa dice? Sì, io direi di salutare. Vi ringrazio veramente per l'attenzione che avete avuto e ringrazio anche i professori che sono stati qui oggi con voi e vi aspetto alla prossima riunione, vi aspetto alla scuola quando si potrà venire, quando sarà aperta, e vi auguro veramente una buona scelta. Bene. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a buona tutti. Serata. Ciao.